sky is breaking. I don't ever wanna be alone. Addio mio amore, mio amore, addio. Quando è successo? Mezz'ora fa. Che Dio abbia in gloria la sua anima. Amen. So di essere nuova qui. Però ho sentito dire che era la migliore di tutte noi. Era la più amorevole, la più devota nei suoi doveri verso Dio. Una ricetta da farvi, madre. Parla. Posso prepararla da sola? Non è la regola. E poi questa ragazza deve imparare a fare certe cose. Sorella, le amicizie particolari, lo sai che non le approvo. Comincia qua giù. Lavala come se fosse Cristo. Quando è morta, ci sono stati dei segni. Segni? Voglio dire, com'è potuto succedere? Nostra sorella era una santa, passava così tanto tempo in preghiera. Voglio dire, tu e lei vi riunivate così spesso in stretta comunione con Dio. Le vostre idee così audaci sull'amore di Cristo, non le capivo. Però hanno fatto notare questa abbazia. E quando i vescovi si sono presentati, lei si è rifiutata di incontrarli. Lei non ha mai voluto incontrare un uomo, non importa chi fosse. Mentre la maggior parte di noi si sarebbe arrampicato sulla cima delle mura del frutteto per un'occhiata alla chierica di qualche fraticello. Ma lei era superiore a queste cose, eh? E ci ha dimostrato grande affetto e compassione. I suoi piedi sono grandi. Tieni gli occhi lontani dalla sua carne. Sono curiosa su come Dio ha accolto la sua anima. C'è stato forse un segno di incandescenza? Quando Santa Brigitte è morta, 25 testimoni oculari hanno visto la sua stanza illuminarsi nel divino splendore. Non ho notato nessuna luce. Nemmeno un raggio di sole? Forse i suoi occhi erano fissi su una visione del paradiso. Oppure, mentre la sua anima prendeva il volo, ha tremato in preda alla morte. Oddio. Possiamo lavorare in silenzio, per favore? Non toccarla lì! Dove? Cosa c'è? Sono spiacente, madre superiore, però c'è una cosa, un'escrescenza. Cosa? Sì, un'escrescenza carnosa, là nel suo posto segreto.
visto è quella che l'ha uccisa? Non dire niente a nessuno di quello che hai visto. Il nostro cane aveva una cista, un gonfiore peloso. Non parlarne neppure. Perché no? Esci, brutta stupida. Tu sapevi? Dividevate la stessa cella. Dividevate ogni cosa. Io mi fidavo di te. Mi fidavo di lei, di lui. Come vi siamo sembrati pietosi. 15 anni vissuti fianco a fianco. Dimmi, sorella, prima che ti scacci da questo luogo, perché un uomo libero, un uomo che poteva avere tutto, dimmi, perché un uomo ha voluto scegliere la nostra vita? Addio, mio amore, addio.